Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. La nostra cittadinanza è nei cieli. San Paolo ci vuole aiutare a vivere la parola di Gesù. E gli parlava spesso del Regno dei Cieli, cioè di un modo di vivere orientato al Padre e guidato da Lui, che è stato mandato nel mondo come re di questo regno. I regni del mondo non ci devono affascinare e nemmeno demolire. Essi spariranno. Noi siamo fatti per un regno diverso, dove ogni legge è amore. Signore Gesù Cristo, è bello sapere che c'è già il nostro posto preparato ora nel tuo Sacro Cuore e poi nella casa del Padre Celeste. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e per la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia, i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola anche online. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione del Beato Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, tienimi compagnia sempre più intima. Non puoi sapere cosa sia per me essere trattato da amico intimo. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Siate sempre. Ave Maria, prega per noi.